Che baraonda. Signora Harris, come potrei fare senza di lei? La nostra Ed è l'essenza della discrezione. Mi accorgo che è passata da come brilla la casa. Ecco cosa siamo, Violet. Donne invisibili. Kiss me once, kiss me twice, then kiss me once again. Non è divino. 500 sterline. 500 sterline per un vestito? Quando metto questo, nulla ha più importanza. Il mio Eddie sarebbe felice di vedermi con un abito di Dior. La guerra è finita da tanto tempo ormai. Il tuo Eddie non tornerà più. Non è sbagliato sognare. Ecco chi è lei. Una sognatrice. Come vedova di guerra doveva ricevere la pensione dal 1944. Parliamo di una bella somma. È stato il mio Eddie, il mio angelo, è un segno. Cosa farai ora? Mi comprerò un vestito di Christian Dior, fatto a Parigi. Mi scusi, cara, sono venuta per un vestito, quelli da 500 sterline. Temo che abbia sbagliato indirizzo. Prego, madame, venga, l'accompagno. No, no, fermi un momento. Ho risparmiato ogni penny, lavato pavimenti per comprare quest'abito. Mi scusi, sarei molto onorato che vedesse la collezione come mia ospite. Ni tu sarà, ni rien au monde. Oh, è adorabile. Un abito Dior è disegnato per stupire. Lei come pensa di riuscirci? Lei non è nessuno, è invisibile. Madame, posso accompagnarla? Cosa credevo di fare venendo qui? Sono solo una domestica di Londra. No, lei è una domestica che sogna l'abito più bello del mondo. Qui non si cuce, si viaggia sulla luna. Lei sa inseguire i suoi sogni, signora Harris. Bravo. Non è possibile, non se ne parla. Dove va, signora Harris? Vado dal capo. Signora Harris, sono per lei, da Monsieur le Marquis. Ho passato troppo tempo da sola a sognare un'altra vita, non faccia la stessa cosa. È la sua occasione. Non ho mai incontrato una donna come lei. Forza ragazze, seguitemi! Ma oggi c'è una donna nuova e moderna. Pensavo fosse troppo tardi, ma ora non ne sono sicura. Chi è quell'uomo? Ma è il maestro in persona, Monsieur Joe. Assomiglia al mio lattaio.